Andiamo a San Michele di Bari, sindaco Lorenzo Netti dal giugno 2017. Sindaco, ben ritrovata. Ritrovato, mannaggia. Eppure mi ero preparato da giorni a questa introduzione, sindaco. Ma vabbè, mi scuserà. L'emozione gioca brutti Eh sì, scherzi, quindi. per la verità mi sono distratto perché non mi aspettavo di trovare dietro la bandiera italiana, quella europea, insomma la sede istituzionale. Pensavo di collegarmi con il sindaco che abbiamo sempre conosciuto, attivo per strada, insomma, organizzare eventi, iniziative, controlli vari. Invece la vedo in sede istituzionale oggi. Ogni tanto non fa male, Perché l'operaio precedente. istituzionale, quindi. Perché i precedenti collegamenti, si ricorda bene, erano tutti nella protezione civile, col Covid. Vabbè, è chiaro che ogni momento ha le sue peculiarità, quindi in questo caso noi stiamo gestendo su più fronti anche l'emergenza Covid. Allora eravamo lì al COC con una situazione abbastanza compromessa, quindi comunque eravamo in altre vesti. Ora comunque possiamo gestire le cose con più serenità e quindi recuperiamo un po', però non tralasciamo mai perché siamo sempre prestati. Quindi non c'è nessun tipo di problema da questo punto di vista. Ecco, è proprio dal punto di vista, come osservatore, il sindaco, cosa c'è di buono oggigiorno e cosa è peggiorato rispetto al passato? Cosa ancora non va? Cosa è migliorato anche alla luce dei provvedimenti Covid? Cosa un sindaco vede, di cui c'è ancora bisogno? E di cosa è contento di aver, risolto, seppur magari non con le sue forze, perché le istituzioni regionali o nazionali hanno provveduto a farlo? Ecco, sindaco. Ma tanto è stato fatto, ma tanto ancora c'è da fare, perché noi non abbiamo smesso dal primo giorno, da quando è stata dichiarata l'emergenza, non abbiamo mai smesso di lavorare per comunque servire questa comunità e darle quanto più supporto possibile. È chiaro che a seconda dei momenti sono cambiati gli interventi da fare sul territorio, quindi tutta una serie di iniziative volte a servire la comunità. Quell'emergenza particolare, perché oltre all'aspetto sanitario c'era anche un'emergenza sociale, un'emergenza economica. Oggi fortunatamente non sono all'orizzonte nuove chiusure, quindi dobbiamo lavorare con più attenzione su altri aspetti, quindi stiamo cercando di sostenere le famiglie che ancora oggi scontano questa difficoltà dovuta quindi a questa pandemia. Stiamo continuando con una certa attenzione nella campagna di vaccinazione perché San Michele è stata comunque sede di hub di popolazione, quindi abbiamo vaccinato oltre 65.000 cittadini qui a San Michele. Oggi abbiamo comunque convertito l'hub di popolazione in un hub territoriale, continuiamo con la vaccinazione, abbiamo iniziato con le prenotazioni per le terze dosi, quindi lavoriamo su tutti i fronti con la consapevolezza che la vaccinazione è uno strumento importantissimo, ci sta dando la possibilità di recuperare un po' di libertà, quindi abbiamo approfittato anche quest'estate per far assaporare a tutti i cittadini, ma San Michele, come è notorio, è un paese dove affluiscono tanti amici dai paesi vicini, ho fatto assaporare un po' di libertà, quindi abbiamo tenuto una serie di manifestazioni in piazza che hanno rallegrato, diciamo, le serate estive. Poi abbiamo tenuto a fine settembre la Sagra della Zampina in una modalità più comoda rispetto a quella degli altri anni, senza il big di turno, e ha avuto un grandissimo successo, quindi le attività hanno lavorato tutte, quindi il sostegno alle attività, il sostegno alle famiglie sta portando comunque benessere alla comunità. Questo è un fatto molto, ma molto importante. Quindi un mix di iniziative che portano, diciamo, verso il ritorno a quello a cui eravamo abituati. Le scuole stanno andando abbastanza bene, c'è qualche contagio qui a San Michele, però questa situazione non desta preoccupazione. L'unico consiglio che noi diamo è perché lo vediamo con dati alla mano, è quello di comunque vaccinarsi, perché c'è ancora una fetta di popolazione che rifiuta il vaccino, però è l'unica possibilità che abbiamo per impedire a questo virus di danneggiarci. Purtroppo c'è
qualcuno in base ai dati regionali che non ha voluto vaccinarsi e oggi, oltre al contagio, sta, insomma, non sta messo molto bene. Quindi chi oggi va in ospedale e chi non si è vaccinato. Quindi questo qualcosa vorrà pur dire. Eh sì, purtroppo, Sindaco Netti, sono quelli che più o meno hanno la nostra fascia d'età, quelli che sono meno coperti, insomma. Forse perché noi in questa fascia di età ci sentiamo abbastanza maturi e forti, Superman. Cioè io vorrei capire qual è il motivo per cui i cinquantenni, la classe dei 50 e 60 anni, proprio non si sono ancora vaccinati. Quali sono le domande che le pongono, che le hanno posto? Effettivamente c'è una sottovalutazione del fenomeno, quindi questo è abbastanza grave, cioè sotto certi aspetti, perché noi che abbiamo toccato con mano la sofferenza abbiamo potuto constatare che questo è un virus abbastanza particolare, perché non ha dei sintomi ben definiti e secchi, nel senso che è quello e basta. Questo virus ha colpito tanti concittadini, noi molte informazioni non le possiamo dare perché sono coperte dalla privacy. Però il discorso è questo, è un virus che abbiamo comunque studiato nelle varie forme e va a colpire dove meno te lo aspetti, perché in molti casi noi non sappiamo di avere dei punti deboli e quando va a colpire fa male, può creare anche delle lesioni che diventano croniche, cioè te le porti per tutto il resto della vita. E siccome questo poteva avere una ragione nel momento in cui non c'era uno strumento importante quale il vaccino, oggi non è più tollerabile, perché non oso immaginare che uno voglia farsi da solo del male. In molti casi è una sottovalutazione, pensando che questo virus sia molto lontano, invece comunque è nelle immediate vicinanze ed è pronto a colpire e a far male. Abbiamo visto comunque persone anche di 40 anni rimetterci la pelle, quindi dobbiamo fare attenzione. In questo caso io comunque rinnovo l'invito a tutti a procedere alla vaccinazione, perché è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione e ha dato dei grossissimi risultati. C'è qualcuno che si è vaccinato che oggi risulta contagiato, però i sintomi sono un po' di mal di gola e un po' di mal di testa. Penso che sia abbastanza normale che in un periodo particolare come questo uno possa avere il mal di gola. Quindi se lo facciamo tutti il vaccino, ritengo che questa emergenza possa veramente finire fra poco. Sindaco, ci aggiorniamo alla prossima settimana, anche perché io vorrei ascoltare qualcuno dei consiglieri comunali, maggioranza, magari minoranza, perché lei che è un politico esperto sa bene che dove c'è una minoranza che svolge il suo ruolo, c'è un governo cittadino che rende meglio, insomma. E quindi non le dispiacerà se dovrò ascoltare qualcuno che esprimerà qualche critica, la minoranza di solito fa un'azione critica, e per poi ritornare da lei e approfondire alcuni argomenti. Nel frattempo ci può dare delle indicazioni su delle progettualità in cantiere dal punto di vista culturale, amministrativo, diciamo economico? Che cosa c'è in cantiere per poi ritornare nei prossimi giorni ad approfondire gli argomenti di cui ci vorrà parlare? Ci sono tante iniziative in corso, basta solo dare un'occhiata alla pagina Facebook del Comune di San Michele di Bari per rendersi conto della mole di iniziative che questo comune organizza, ospita nei propri locali o nelle proprie strutture. Quindi è un paese molto dinamico, per noi questo è un motivo di soddisfazione e di orgoglio. Dopodiché abbiamo degli appuntamenti importanti che stiamo già organizzando. Adesso fra poco presentiamo il DUC, il Distretto Urbano del Commercio, che abbiamo realizzato in simbiosi con il Comune di Casamassima, un appuntamento importante per il futuro, per dare ossigeno a questa categoria, perché per certi versi ha dato dei risultati importanti durante la pandemia. Parliamo del settore alimentare, ma ci sono tanti altri settori del commercio che hanno sofferto tantissimo. Poi 29, 30 e 31 ottobre a San Michele si svolgerà, e in questo caso invito anche voi come testata giornalisti, si svolgerà la terza edizione della Fiera dell'Agricoltura, circa 130-140 espositori nell'area mercatale, che daranno lustro a quest'altro settore importantissimo, il settore primario e il settore agricolo. Ci saranno tantissimi
eventi collaterali, una convegnistica di livello, tanti ospiti, quindi San Michele per 3 giorni sarà la capitale, almeno regionale, ma abbiamo espositori da tutto il sud Italia, abbiamo il gemellaggio anche con la Repubblica del Senegal e ci saranno anche altri gemellaggi in occasione di questa edizione, quindi ci sarà questo appuntamento per 3 giorni, San Michele diventa la capitale dell'agricoltura. Poi c'è l'appuntamento tradizionale la sera dell'1 novembre e 1 novembre con la tavola dei morti e poi ci avviciniamo al periodo natalizio dove ci saranno diverse iniziative che animeranno il territorio con le varie associazioni, quindi ci sono tante attività dal punto di vista della gestione del territorio, abbiamo appaltato dei lavori per la riqualificazione di alcune aree che versavano in condizioni di abbandono, tipo qui in Viale della Repubblica vicino al comune, dove notoriamente si mettono le giostre, sarà un'area totalmente riqualificata, così come gli annessi campi sportivi saranno rimessi a nuovo. Poi ci sono tante altre iniziative, tipo va in appalto fra qualche giorno anche la bitumatura di molte strade del territorio, quindi ci sono tante iniziative, si stanno completando i lavori del rifacimento di alcuni edifici scolastici, siamo in fase di conclusione perché stanno sistemando le aree esterne, ci sono tanti altri progetti che hanno ottenuto dei finanziamenti e quindi è un paese che ritengo sia abbastanza dinamico e di qui a qualche tempo potrà veramente mostrarsi al meglio delle proprie condizioni. Sindaco, io la saluto e io non sono un rappresentante istituzionale, ma un attore culturale, insomma, di questa città e quindi che posso dirle? Io ricambio i suoi inviti, magari aspettando la Sagra del Calzone. So che stanno organizzando la Sagra del Calzone e magari in attesa che il sindaco la inviti istituzionalmente, lo faccio io già dal punto di vista culturale, così ci incontriamo e magari anche in quell'occasione scambiamo 2 chiacchiere, qualche intervista, e l'ospite è sacro, figuriamoci se poi è un primo cittadino, ancora di più. Prego, sindaco. Tutti gli anni partecipo, comunque giro tutte le sagre, proprio una questione di rispetto e di cortesia nei confronti di tutti gli organizzatori, perché organizzare oggi è un qualcosa di particolare, quindi molti sottovalutano questo aspetto, cercano di criticare il più e il meno di alcune situazioni, però bisogna solo ringraziare coloro che sottraggono tempo e risorse ai propri affetti, al proprio lavoro per dedicarsi all'organizzazione di queste manifestazioni. Quindi sono aspetti importanti di promozione, di valorizzazione del territorio che vanno tenuti in debita considerazione. Quindi io per una questione proprio di rispetto verso questi organizzatori giro tutte le sagre per dare un saluto a tutti. Quindi quello di Acquaviva non può mancare perché anche nel passato abbiamo messo in campo delle azioni di sinergica tra le due sagre che hanno portato dei grossissimi risultati a tutti, quindi è importante. Purtroppo la pandemia ci ha messo un po' alle corde, però noi crediamo che fra poco potremo tornare a vivere con una certa serenità e quindi a riproporre tutta una serie di iniziative. Oggi c'è ancora un po' di paura, però è giusto che ci siano queste manifestazioni, altrimenti la diamo vinta. Noi, con i dovuti accorgimenti, riusciamo ad andare avanti. Grazie sindaco, ci risentiamo a breve, buon proseguimento di giornata. Grazie a voi, alla prossima occasione. Grazie.